Giorgio Mulè, direttore di Panorama, un'iniziativa che, un po' un gioco di parole, richiama naturalmente il vostro settimanale, aggiunge d'Italia, un modo per promuovere il territorio attraverso una risorsa che, a quanto, come crede lei, è il turismo soprattutto. Turismo, ma non soltanto turismo, ma direi anzi soprattutto le imprese, chi ha voglia di fare impresa, chi ha un'idea, chi ha bisogno che questa idea venga valorizzata, che abbia lo stimolo giusto per diventare un'azienda e quindi trasformarsi in qualcosa di realmente produttivo per il territorio. Noi spesso sottovalutiamo la potenzialità che questi territori, le cosiddette province, sono in realtà il cuore pulsante di un paese che ha bisogno di stimoli ed è quello che vorremmo trasferire noi in questo nostro tour. Lo faremo in giro per l'Italia, lo faremo a Verbania, lo faremo a Parma, lo faremo a Brescia, lo faremo a Verona, nel nord Italia, proprio per valorizzare quelle energie positive che hanno bisogno soltanto di qualcuno che ci crede, che faccia correre le gambe di chi abita in questi luoghi. Secondo lei chi è che ci crede e chi invece non ci ha ancora creduto fino in fondo sinora? Ci credono sicuramente i ragazzi, che però i giovani che hanno idee a volte davvero rivoluzionarie, ma non hanno gli interlocutori giusti per finanziarle, per avviare la loro impresa. Non ci hanno creduto, a mio avviso anche colpevolmente, alcuni politici, una parte della politica che si è occupata troppo di politica e troppo poco della politica sul territorio, che è quella che invece deve interessare chi vuole amministrare la cosa pubblica. Quindi cosa serve? Sgravi fiscali per chi vuole intraprendere, per i giovani? Alcune iniziative sono già state prese anche a livello regionale, cosa si può fare? Serve informazione, serve che i passi giusti, meritevoli, meritori, che sono stati fatti in ambito regionale, provinciale, ma anche comunale, trovino l'audience giusta. Ecco, Panorama d'Italia serve anche e soprattutto per far conoscere le opportunità che magari sono già presenti ma che non sono valorizzate da un punto di vista informativo. Ultima domanda, questo quadro contrasta un po' con quello economico attuale, abbiamo visto debito record, ancora l'Europa che potrebbe anche far partire l'astensione di mora appunto per i debiti delle pubbliche amministrazioni che ancora non si pagano, come si può uscire da questo impasse? Questo lo sappiamo e quotidianamente siamo frustrati e frustrati da dati che dalla disoccupazione al pagamento delle imprese e a tutto quello che sappiamo ci deprimono, però non possiamo stare fermi. E allora come giornale, come azienda vogliamo prendere un'iniziativa forte che possa essere distruttiva e creativa rispetto a un mood negativo che va in ogni modo superato, grazie ovviamente a degli impegni concreti, facendo vedere quello che si può fare e come si deve fare. Secondo lei il governo Renzi su questo punto come si è mosso all'inizio? Il governo Renzi per ora sta balbettando, diciamo, bisogna dare una prova d'appello, aspettiamolo al varco del cronoprogramma che si è dato il Presidente del Consiglio, all'esito di alcune riforme molto annunciate ma finora poco viste si potrà avere un giudizio più compiuto.